Trovati nuovamente qui in questo mio consueto appuntamento. Come potete notare, questa è una diretta, quindi incominciate a formulare i numeri che vedete in sovraimpressione per parlare in diretta con me. Attenzione, questi sono numeri per informazioni. Perché dico questo? Qualche sera fa, alle 3:30 di notte, anche se io rispondo ai miei codici privati anche alle 4 del mattino, ma sono stato disturbato a questi numeri qua, che di solito non rispondo io, però mi trovavo in ufficio. Il telefono era sulla scrivania, io ho risposto, erano le 3:08. Una signora che voleva a tutti i costi il consulto gratuito, che ha insistito tantissimo, a un certo punto ho fatto una domanda: signora, lei lavora? Sì. Lavora gratis? No. Perché io devo lavorare gratis per lei? E questo lo riferisco a tutti i fenomeni che in questo momento magari stanno guardando. Qua nessuno lavora per hobby, qua lavoriamo perché portiamo avanti le nostre famiglie, perché portiamo avanti le operatrici, perché portiamo avanti tante famiglie, perché noi siamo in 28. Io rappresento un centralone di 28 operatrici di cartomanzia. Vuol dire che 28 famiglie dipendono da questo centralone. Voi a volte chiamate per passarvi il tempo, perché ogni tanto vedo anche qualche chiamata in diretta che mi dite: fai tu. Vuol dire che non avete domande. Oggi, se qualcuno mi dice fai tu e non ho una domanda importante da fare, vi chiudo la telefonata perché è il passatempo di nessuno. Né lo sono, né lo sarò, né lo sono stato. Assolutamente no. Il mio tempo è mio e dei miei figli. Perché se ho del tempo libero, lo dedico alle persone che amo. Nulla togliendo al mio popolo. Cosa voglio dire? Voglio dire che questi sono numeri per informazioni. Lo voglio ripetere per l'ultima volta e poi nelle future dirette non vorrò più ripeterlo. Quindi, per favore, fatemi la cortesia di rispettare l'operato e il lavoro degli altri, non dico solo mio, ma quello di tutti i miei colleghi. Perché chi viene in TV, chi viene a fare una trasmissione di cartomanzia, viene a sponsorizzare il proprio lavoro, viene a lavorare. E noi, quando andiamo in un negozio, non ci viene dato, perché mi sento dire spesso, il preconsulto gratuito per provare. Ma perché quando andate dal macellaio vi danno la carne in prova e poi ve la fanno pagare successivamente? Non l'ho capito. Signori, cercate di rispettare il lavoro degli altri, se volete, rispettate il vostro, perché non ha senso. Se voi chiamate per avere i consulti gratis, perché ci sono un sacco di finte cartomanti sul web che fanno consulti gratuiti ma non sono cartomanti e poi i riscontri si vedono con il tempo, bene, avete pagato zero quel consulto, è giusto che valga zero quell'esito. Quindi, signori miei, cercate di rispettare il lavoro degli altri e verrete rispettati anche voi. Voi rispettate me, io rispetto voi. Questi sono numeri per informazioni. Cosa vuol dire per informazioni? Vuol dire che se non avete i codici per chiamare per prendere la previsione che sponsorizzo, chiamate qua e vi fate dire dove chiamare. Se non avete i codici per poter fare un consulto di cartomanzia telefonico, chiamate qua e vi fate dire a quale numero chiamare per fare il consulto di cartomanzia telefonico in privato. Questi numeri sono per informazioni e appuntamenti. Volete un appuntamento in studio? A Catania, a Palermo, a Marsala. Perfetto, chiamate qua, vi prenotate. Stop! Questi non sono numeri né per fare amicizia, né, anche perché questi numeri, soprattutto questo qua, il 558, entrambi veramente, ma più il 558, è sempre in mano a una segretaria. Quindi materialmente non rispondo io. E quella ragazza è là per fare un lavoro e per ascoltare e prendere i vari appuntamenti. Poi un'altra cosa molto importante, siccome mi è capitato molto spesso di prendere appuntamenti per i codici in privato, quindi per gli appuntamenti telefonici, e poi magari o non chiamate, chiamate 2 ore dopo, o chiamate la sera. Signori miei, gli appuntamenti per i codici in privato non ne posso dare, quindi non chiamate qua per dire a che ora trovo Christian al codice telefonico, perché non c'è appuntamento. Qua a questi numeri vi informate, chiamate al nostro codice. Se io sono libero, vi passano la chiamata a me. Se io sono impegnato, parlate con le mie cartomanti, perché io sono uno e voi siete 100.000 che chiamate, perché mi chiamano da tutta Italia e io non posso prendere un appuntamento alle 3 del pomeriggio per una persona che magari poi è una persona superficiale, si va a fare le sue cose e mi chiama dopo 2 ore. No. Io in privato non do appuntamenti per quanto riguarda il consulto telefonico. L'appuntamento lo do soltanto allo studio, soltanto per chi viene allo studio avrà diritto a un appuntamento, perché lì materialmente devo essere per forza io.
ad espletare il consulto, ma il consulto telefonico non dà diritto ad avere appuntamento. Vuol dire che voi chiamate, se io sono libero, chiedete di Cristian, se sono libero mi passeranno la chiamata, se sono impegnato parlerete con la cartomante di turno. È vero che io la sera molto spesso mi collego fino a tarda notte, durante il giorno entro ed esco dal call center, ma non è tutte le sere che posso essere, perché se io sto lavorando, che ho delle ritualistiche da affrontare, non posso per forza essere al codice 899. Quindi, signori miei, cercate di ascoltarmi veramente, ma con la testa. Io non do appuntamenti per quanto riguarda il servizio telefonico. Ai nostri codici ci sono 28 cartomanti. Io rappresento le cartomanti siciliane, che sono 28 al codice privato telefonico. Non posso dare appuntamento a nessuno. Quindi non chiamate per far sapere a che ora io sono, perché chiamatemi una volta qua. A che ora trovo Christian al codice privato? Non ve lo possono dire perché materialmente non si sa quando io finisco un consulto, che un consulto dura dai 10 ai 15 minuti, ma c'è gente che mi chiama 2, 3, 4 volte consecutive e io non posso dire devo chiudere la chiamata perché ho un appuntamento, perché per me ogni persona che chiama ha diritto di avere una risposta. Quindi, signori miei, se avete la pazienza per parlare con me, parlerete tutti con me in privato. Ma non per appuntamenti, perché materialmente siete troppi. Se io devo prendere appuntamenti per tutti, sto 24 ore collegato ai telefoni ed è impossibile. Io inizierei intanto dicendo e parlando del Cronacavera, che domani ne dicono un nuovo Cronacavera, quindi dovete andare immediatamente tutti in massa a richiederlo. Cronacavera contiene la pagina del magia, sì, la fortuna dietro l'angolo, magia, la fortuna dietro l'angolo, Cronacavera. Che è questo qua, domani ne dicono un nuovo Cronacavera. Poi lasciamo così perché tanto ho tante cose da far vedere. Poi Lotto Semplice, il giornale del popolo siciliano che spopola in Sicilia perché è gratis e perché è il vero manuale del lotto, perché qua dentro trovate le migliori previsioni lotto, trovate i migliori metodi e trovate le previsioni di Cristian. Vi ricordo che l'originale è Lotto Semplice, è solo quello con la mia foto in copertina. Ho un'esclusiva con Lotto Semplice dove trovate me in copertina, solo me. Quindi l'originale con la mia foto in copertina, tutto il resto è tarocco made in Cina. Quindi diffidate dalle imitazioni perché ne vicimo assai, come si dice in palermitano. Lotto Semplice non vi deve mancare, vi ricordo che è un omaggio del vostro ricevitore, vi dico anche dove trovarlo. Lo potrete trovare nella tabaccheria Lambetti, in via Federico 58 a Palermo. Tabaccheria Piazza, Corso Pisani 272, sempre a Palermo. Tabaccheria Sanacore Antonia Maria, via Principe di Paragonia. Tabaccheria Airone, via del Cigno Falso Miele e tante, 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 tante altre tabaccherie si stanno aggiungendo. Mi raccomando, se il vostro ricevitore non ha Lotto Semplice, date il mio numero di cellulare e li metteremo in contatto perché questo è un omaggio del vostro ricevitore, è gratis. Quindi lo dovete richiedere in massa perché è un giornale gratis. E poi, ultimo ma non perché è ultimo, Azzurra Turismo Promozionale. Azzurra Turismo Promozionale, lo conoscete, da 15 anni, sinonimo di serietà, professionalità e la garanzia di un viaggio senza cattive sorprese. Perché? Molti hanno paura di questi volantini perché ci sono tantissime aziende che magari più o meno sono seri, meno seri. L'Azzurra esiste da 15 anni, da 15 anni, credetemi, se andate sulla loro pagina Facebook e sul loro sito internet trovate le loro recensioni. La gente si diverte, paga poco e fa dei viaggi incredibili. Voi dite perché Cristian, hai pure un'agenzia di viaggi? No, c'è un motivo perché sponsorizzo l'Azzurra e ve lo faccio vedere subito, subito, subito. Perfetto. Intanto ci sono tantissime gite in questo momento in promozione, bellissima, ma quella che a me interessa, e mi interessa parlarvi, Gusto, Balli e Cartomanzia a soli 19 euro, venite a trovare me in questa nuova mise, tutta particolare. Con 19 euro che cosa vi offriamo? Intanto vi offriamo un antipasto, no. 5 antipasti, 3 primi, 2 secondi, acqua, vino, frutta e dessert, in più il mio consulto gratuito e in più il regalo o la caraffa o il cappuccinatore o i contenitori, tutto 19 euro,
complesso di viaggio in pullman e complesso di colazione dolce o salata. Signori, facciamoci un conto, con 19 euro che cosa ci compriamo noi? Nulla. Se andiamo a mangiare una pizza ne spendiamo perlomeno 20, 25 per mangiare una pizza e una porzione di patatine, giusto? Io con 20 euro vi sto offrendo una gita che inizia con una bella colazione dolce o salata offerta dall'Azzurra. Un bel menù completo dall'antipasto, da tanti antipasti, primi, secondo, dolce, completo, animazione, balli, ci sarà la danza del ventre, ci sarà il Roberto in Time, ci sarà il mio consulto di cartomanzia gratis. Quindi avrete la possibilità di incontrare me, fare il vostro consulto gratis e pagherete soltanto 19 euro, ripeto, compreso di viaggio. 19 euro tutto compreso. Iniziamo il 19 di aprile, fra pochi giorni, per finire il 7 di maggio, quindi prenotate in massa. Vi ricordo che l'Azzurra Turismo Promozionale è un'azienda leader nel settore viaggi, soprattutto nelle gite giornaliere, quindi prenotate, questo è il numero che dovete formulare. Che dire? Prenotate, dovete richiedere la gita dove c'è Christian, mi raccomando, se volete il mio consulto dovete chiedere la gita dove ci sono io. Con questo io passerei subito raccontandovi una cosa bellissima. Cosa ho dietro le spalle? Se la regia fa scomparire tutto, vi voglio fare vedere questo. Questo è un bollettino, è il mio bollettino, adesso ve lo mostro. Venezia Nazionale. Hanno cambiato i bollettini, sono bruttissimi, devo dire la verità, perché i bollettini di una volta mi piacevano di più. Però stendiamo un velo peloso, come dice qualcuno. Venezia Nazionale, un euro ambo. Ho fatto 1 euro Venezia, 1 euro nazionale per l'estazione dell'11/4/2017. Se la regia mi mette a video faccio vedere il bollettino che ce l'ho qua, perché giustamente devo dare testimonianza di quello che sto dicendo. Vedete, questo è il mio bollettino, ovviamente i numeri sono coperti, perché questo è l'ambo della raccolta. Cosa vuol dire? Quest'ambo è quello che ci fa recuperare tutto quello che noi abbiamo speso e perso. Noi abbiamo vinto delle abbate ultimamente, voi sapete quando si vince poco per una settimana, 2 settimane, poi andiamo ad avere un exploit di vinti. Bene, quest'ambo è uno dei 4 ambi che io ho messo in gioco. Perché? Quest'ambo lo vedo molto particolare, fra tutti e quattro, perché sono 4 gli ambi, fra tutti e 4 gli ambi, questo lo vedo molto particolare. Quindi, signori miei, voi dovete chiedere gli ambi che in questo momento sono in gioco, che sono gli ambi di recupero, gli ambi che portano la vincita, gli ambi che io ci credo tanto, non vi faccio vedere gli altri che sono giocati di più, ma voi dovete giocare 1 euro e basta, la vostra vi rimane l'euro dalla spesa, dal pane, bene, lo investite e tentate la fortuna. Questo è l'ambo che vi farà recuperare tutti i soldini spesi, soprattutto con il 21. Mentre voi aspettate il 21 di Bari, io qua vinco a Venezia Nazionale e vinco un bell'ambo secco. Intanto io vorrei passare alla mia prima amica e allora dico pronto. Buonasera, la signora caduta, passiamo subito alla seconda amica. Pronto? Buonasera. Ciao, chi sei? Sono Concetta da Gela. Chi sei? Concetta da Gela. Ciao, Concetta, Concetta. Congettina, ciao. Concetta, mi dai la tua data? 14,9,52. 14,9,52. Perfetto, cosa chiediamo alle carte Concetta? Allora, io ho un problema, siccome mi devo operare delle ginocchia, che mi manca la cartilagine, e ho una paura da morire, quando vedo se lei vede le carte, se mi va bene, se non mi va bene, perché Ascolta, io sto in ansia, questo intervento... ascolta, io non posso farti le carte sulla salute, io posso No, vedere. per la salute, non per la Ma salute. sull'intervento io non posso controllarti l'intervento, io posso vedere se il tuo pensiero si svilupperà in senso positivo o meno, va bene? Tu pensami la domanda e io chiedo alle carte se quello che tu stai pensando andrà bene o peggio, va bene? No, io la domanda è questa, perché se questo intervento, perché io no, non lo voglio fare perché ho paura, questo, ho Perfetto, paura, e io non te le posso. sono in ansia. Allora, ascolta, rilassati, zitto 2 minuti. Io non ti posso fare le carte sulla salute perché non ti posso dire l'intervento va bene o va male. Ascolta, no, ma fammi parlare, se no non ha senso. Pensa
pensami la domanda. Io faccio le carte e chiedo se quello che tu stai pensando andrà bene o andrà male, d'accordo? Così la posso impostare la domanda, altrimenti... Sì, ok. Andrà bene o andrà male? Questo, sì, questo. Uno, due o tre? Tre. Lo capivo. Allora, tu nella tua vita, tra le varie fissazioni dal cervello, perché si dice che la fissazione è peggio della malattia. Io qua ho carte positive in questo momento, tu sei molto ansiosa, ma non solo per questo problema, per altre situazioni che si sono accavallate negli ultimi 6 mesi. Queste carte mi dicono, elimina la confusione nella tua mente, hai pensiero a persone, vuoi aiutare a qualcuno, ci sono tanti sentimenti dentro di te che ti stanno scompensando. Queste carte mi dicono c'è una buona riuscita nel tuo pensiero, quindi quello che tu stai pensando avrà una riuscita, anche se ci vorrà un po' di tempo di qua che questa riuscita venga a galla. Cioè, rendo l'idea. Sì. Ma andrà bene. Sì. Ma meno male. Ma tu devi essere tranquilla, devi essere tranquilla, queste sono carte di una che è sempre ansiosa. Come devo fare? Ti rilassare, Gio, ti appiccare, ti prendi le minne futte e gira avanti nella vita, ti devi rilassare. Auguri, buonanotte. Grazie, buonanotte, grazie. Ciao. Grazie. Che saporità sacristiana. E ce n'è tante così, che si confondono per qualsiasi cosa. Io chiamo, non posso dire in diretta, se no mi censurano. Pronto? Pronto, ciao Cristian. Ciao, chi sei? Sono Giussi. Ciao Giussi, mi dai la data? Per mia figlia. Dammi la data di tua figlia, Giussi. 28-10-96. Per il lavoro. In questo momento è ferma lei? No, sta lavorando. Se va bene. Ok, vediamo. Uno, due o tre? Uno, facciamo. Cioè, insomma, sta ragazza ha un contratto a tempo determinato? No, diciamo che ora... Non ha contratto? No, ancora no. Perché questa ragazza mi dicono queste carte come se c'è una scadenza e poi un rinnovo. Vuol dire che ancora non c'è la stabilità. Queste carte mi dicono ancora per un paio di mesi. Sarà così sul filo del rasoio. Ma la stabilità c'è anche perché lei è molto apprezzata in quest'ambito lavorativo. Diciamo che è molto apprezzata ed è una ragazza comunque che non si tira indietro sul lavoro. Guarda, ha carte positive. Perché è così giù? Perché pensa che tutto gli deve andare male? Ha troppa delusione nel cuore questa ragazza. Non saprei, diciamo. La vedo contenta io. Sì, del lavoro sì, è una persona molto appagata perché sono soddisfatti di lei. Però lei ha paura. Ho capito. Ma le carte sono positive, quindi stai tranquilla, Giussi. Ha carte buone. Allora diciamo il lavoro continua. Sì, anche se mi dicono le carte ci saranno dei rinnovi, vuol dire che ci saranno periodi e poi ricominciano. Okay. Va bene? Sì. Non giro per me niente. Auguri, va buonanotte. Bene, ciao. E allora pronto? Pronto, ciao, sono Chiara, chiamo da Palermo. Buonasera Chiara, mi dica. Per il lavoro chiamo. Mi dai la data? Al momento lavori, Chiara? No. Quindi sei ferma proprio. Vediamo per il lavoro in generale, giusto? Non ci concentriamo su una cosa. Sì. Ok. Sì, per il lavoro in generale.
Uno, due, tre. Tre. Guarda, io ti dico a 360 gradi, non sei una che è destinata a non trovare lavoro. Il lavoro ci sarà per te, un qualcosa o che appartiene al passato o comunque qualcosa che ha a che vedere con qualche domanda che tu hai fatto nel passato. Queste carte mi dicono c'è da attendere, ma il lavoro per te c'è, guarda qua. E diciamo che sembra che tu ti avvicini al lavoro, però poi c'è uno sblocco, assolutamente. Hai carte positive e ti dico, beh, tu la riceverai una risposta da parte di un uomo. Ah, ma super giù. C'è da attendere, non è una cosa che avviene veloce veloce, c'è da attendere. Però non sei destinata a non avere lavoro, anzi, le carte mi dicono che sul lavoro perlomeno c'è fortuna, è in altri settori che c'è meno fortuna. Ah, ho capito. Auguri Maria Chiara, buonanotte, ciao. Allora, regia, io devo andare in pausa. Nel frattempo voglio farvi vedere questo. Dovete chiamare e dovete chiedere questo ambo. Dovete dire, io voglio l'ambo che c'ha Christian in mano. Questo è l'ambo, le ruote sono Venezia Nazionale, non vi posso dire nient'altro, ma questo è l'ambo riparatore, l'ambo che ci fa recuperare tutti i soldini persi. Quindi chiamate, se non avete i nostri codici, informatevi qua e fatevi dire come prendere questo ambo e come fare un consulto di cartomanzia con noi. A fra poco. Sono veramente felice di oggi portare alla vostra attenzione questo ambo. Questo è l'ambo della rivincita, questo è l'ambo quello che porta veramente al recupero del denaro speso. Un euro, tutti sapete, gioca per 250 euro, questi sono soldi contanti. Ci credo così tanto che io per primo ho voluto giocare questa previsione perché lo vedo veramente forte sul tabellone analitico. Questo è un ambo veramente formidabile ed è un ambo che vale veramente la pena di giocare. Ripeto, giocando un euro sono 250 euro e questo è il mio regalo per voi. Questi sono soldi contanti, questo è denaro contante che io vi sto offrendo. Quindi dovete chiedere in massa questa previsione, questa è la previsione che giochiamo per quattro colpi e credetemi, questa è la previsione che secondo me a primo colpo pagherà bene. Io direi pronto. Pronto? Pronto. Ciao, il tuo nome? Pronto. Ciao, Cristian. Chi sei? Pronto, ciao. Chi sei? Sono Nuccia di Catania. Ciao Nuccia, mi dai la tua data? 29/11/45. Allora Nuccia, che domanda facciamo alle carte? Per la fortuna e in generale. Vediamo la tua fortuna, dai. Tu giochi, Nuccia? Gioco i tuoi numeri perché io seguo sempre te. Grazie Nuccia, bontà tua. Mi vedi bene? Mi vedi bene in TV? Sì, sì. Grazie. Sì, sì. Allora, dimmi basta quando vuoi, Nuccia. Basta. Uno, due, tre. Tre. Nuccia, intanto devi giocare da sola, Nuccia, perché tu sei troppo buona d'animo, solo che molto spesso va a finire che gli altri vincono e tu no. E di fatto. Devi giocare da sola, se puoi cambia ricevitore in maniera che magari non ti vedono giocare, perché tu sei molto fortunata, però molto spesso la tua fortuna viene mangiata e bruciata dagli altri. È un periodo dove tu ti stai prendendo troppi dispiaceri, lasciamo stare il gioco, ci siamo, però ti stai prendendo un po' di dispiacere a livello familiare, come se tu vorresti sistemare le cose dentro casa tua. Queste carte mi dicono, stai aspettando una risposta che arriva da lontano. Questa risposta è positiva e parla di denaro, ma non di denaro di gioco. Parliamo di soldi che deve entrare dentro casa tua, non so, per qualche cosa che riguarda qualche familiare dentro casa. A livello di gioco ti dico, hai qualche azzerato piccolo? Non ricordo. Se c'è qualcosa dove è contenente il 10 o il numero 1,
Me lo devi mettere in gioco sulla ruota di Napoli e Nazionale. Attenzione che questi numeri sono molto positivi, mi danno vincita, però mi dicono attenzione alle false lusinghe, a quelle persone che fanno finta di essere amici, che tu stessa sai che magari non sono delle persone sincere, però puntualmente ti ritrovi magari ad aiutare, a consolare. È gente che quando ha bisogno ti cerca, quando non ha bisogno è come se non esisti. Attenzione a queste persone, Nuccia. Ho capito. C'è fortuna per te, tu mi vinci con questi numeri e prenditi questo ambo mio che andiamo a vincere nell'arco di pochi colpi. Ma è un numero di qualche persona defunta? Potrebbe essere di un uomo che non c'è più, Nuccia. Potrebbe essere di un uomo che non c'è più. Che non per forza deve essere familiare però, eh? Ho capito. Va bene, Va bene. auguri. Buonanotte, mi raccomando, grazie a te, prenditi quest'ambo che è buonissimo. Tutti coloro che prenderanno quest'ambo non lo sanno, ma in realtà è come se stessero prendendo già una vincita. Tutti coloro che stanno già chiamando e stanno giocando questa previsione, molte persone già l'hanno presa perché hanno chiamato oggi pomeriggio, però tutti quelli che state entrando nei nostri codici privati e state prendendo questa previsione, state segnando una bella vincita. Ripeto, con un euro non è che si diventa ricchi. Sono 250 euro, ma le mie casalinghe, le mie nonnine, le mie pensionate sono contente perché ogni mese mi dicono: Cristian, grazie a te guadagno le 500, le 700, le 1000 euro, grazie alle tue giocate. A volte vinciamo a primo colpo, a volte a secondo, a volte a terzo colpo, ma fino a 3-4 colpi sono i primissimi colpi di gioco perché credetemi. Perché da noi giochiamo per pochi ambi, per poche previsioni. Noi non vi diamo un foglio così pieno di numeri, no, noi vi diamo quattro ambi, giochiamo per quattro ambi e questi quattro ambi sono degli ambi molto importanti, soprattutto questo di qua. Questo è un ambo che io personalmente l'ho denominato l'ambo della rivincita, perché questo è l'ambo che ci farà recuperare tutti i soldi spesi. Ultimamente abbiamo vinto soltanto delle ambate, qualche amba a tutte le ruote, ma dico sempre, ogni settimana andiamo a vincere sempre fatti e non parole. Le parole volano, i fatti restano, i fatti siete voi. Pronto? Pronto, ciao Cristian, sono Lea. Ciao Lea, da dove mi chiami? Da Enna. Mi dai la data, Lea? 15.375. Cos'è che diamo, Lea? Ok, E sulla fortuna? sulla fortuna, papà. Dimmi basta quando vuoi, Lea. Uno, due o tre. Lea, sei troppo arrabbiata, figlia mia. È un periodo dove sei stata molto giù. Sei Sì, bravissimo. particolarmente triste, Lea. Queste sono carte che mi dispiace leggerle, carte di una persona che in questo periodo si sente spenta, quasi come se dici: Cristian, mi sento abbandonata da tutto e da tutti. Queste sono carte di una donna che vuole vincere questa battaglia, non vuole abbattersi, però a volte dice: Cristian, sono un essere umano e mi mancano le forze per adesso. Riemergi perché il tuo nemico vuole vederti così, abbattuta, distrutta, e non te lo puoi permettere, Lea, perché hai lottato troppo nella tua vita. Queste sono carte di una leonessa che ha lottato tanto, però è stanca, ha perso un po' di forze. Riconquistale queste forze, perché per te c'è la gioia dentro casa tua. A te una risposta di lavoro, Lea, qualcosa che ha a che vedere con il lavoro? Sì, però è un periodo negativo. Guarda, Lea, c'è una risposta da parte di un uomo. Quest'uomo è come se vive nel tuo paese, nella tua città, ma di origine di un altro paese o di un'altra città. C'è un lavoro che oltre te ci sono altre persone che aspettano la stessa risposta. Ormai è questione di tempo. Quando dico tempo intendo dire poco tempo. E arriva questa risposta. Per quanto riguarda il gioco, Lea, hai qualcosa
dove c'è il numero 7 o il numero 1 o il 17 o il 71, 71? Sinceramente no, però da poco gioco, Cristian. E io ti dico, se c'è qualcosa col 17 e col 71, mettimelo nella ruota di Venezia Nazionale, perché è molto buono. Molto buono, quindi cerca fra le tue giocate, fra le tue previsioni, e ti faccio vedere che tu prenderai o con questo 17 o con questo 71. È una previsione che nell'arco di 3 colpi ti porta vincita. Attenzione, può essere anche un ambetto, però un ambetto su 250 euro per adesso ti servono, ti aiutano, è che è come se fosse ossigeno. Sì, io domani chiamo per le tue previsioni. Ah, senti, allora lei, ascoltami Lea, se prendi questa previsione, che io stesso ho giocato, questa previsione qua ti porta la vincita. Quindi perlomeno con la mia di fortuna hai la vincita in mano. Se puoi vedere questi numeri che ti ho detto io, sono 2. Auguri Lea, e c'è vincita. Grazie, per te. Scusami un attimo, ma che tipo di lavoro vedi? Mi fanno capire qualcosa dove ti indosserai un camice, Lea. Non lo so, qualche studio dentistico, qualche scuola, qualcosa che indossi un camice, Lea. Un camice. Va bene, ti farò sapere. Auguri. Va bene, ciao tesoro. Buona Pasqua, un bacione. Ciao ciao. Auguri, auguri. Allora, signori miei, per tutti quelli ritardatari vi ricordo nuovamente, se la regia me lo inquadra, grazie. Allora, Azzurra, turismo promozionale, non è che io sono diventato matto in video Christian Zerabis, l'agenzia di viaggio, no. C'è una partnership, parliamo tutti americani oggi, c'è una collaborazione con l'Azzurra turismo promozionale per il periodo aprile-maggio. Dal 19 aprile al 7 di maggio io sarò ospite con l'Azzurra turismo promozionale in una gita giornaliera, che è una gita fantastica, dove ci saranno veramente tante, 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 ma tantissime cose, signora Maria, signora Ninetta, con noi, lei si diverte perché con noi fa la festa. Allora, vedete il mio consulto di cartomanzia, io sarò vestito in questo modo, ci sarà con 19 euro una ricca colazione, il viaggio in pullman, un menù ricchissimo con tanti antipasti, tanti primi, secondi, dolce, e ogni persona che parteciperà avrà il regalo uno di questi 3 accessori. Calcolate che la caraffa filtrante minimo costa 15-20 euro. La caraffa filtrante poi vi verrà omaggiata, 19 euro, compreso di pullman, cibo, divertimento, il mio consulto e tanti artisti. Quindi, gusti, balli e cartomanzia, dovete chiamare l'Azzurra e chiedere la gita dove c'è Cristian, mi raccomando. Pronto? Pronto, Cristian. Ciao, chi sei? Sono Anna da Palermo. Chi? Anna da Palermo. Ciao, Annuccia. Mi dai la data? Sì, 20-11-93. Picciridda, sì. Siccome domani è un colloquio di lavoro, volevo sapere come andava. Ora vediamo subito. 20-11-93. Allora. Sì, sì. Uno, due, tre? Due. Allora, inizialmente sembrerà che andrà male, vuol dire che magari ti diranno ti facciamo sapere e ti faranno aspettare più del dovuto, tanto che le carte mi dicono per te ci sarà la delusione, ma poi in realtà questa delusione si trasformerà in allegria. Quindi vuol dire che malgrado all'inizio ti sembrerà che non passi questo colloquio, in realtà poi vieni presa. Quindi devi stare tranquilla, perché te ti ammazza molto l'emozione, secondo me. Sì, è vero, è vero. Tu ti emozioni nelle cose e poi, perché tu sei una preparata, hai un cervello elettronico, però poi quando sei davanti a una commissione ti emozioni troppo ed è come se perdi le staffe, incominci a sudare, incominci a diventare nervoso. Stai tranquilla, perché queste sono carte di una persona che vince. Tu entro 3 mesi avrai un lavoro in mano e stabile. Quindi devi stare tranquilla, entro 3 mesi tu avrai un lavoro stabile. Vuol dire che magari ti faranno iniziare per fine aprile, ci siamo, farai una prova. Non è effettivo, ma magari entro 3 mesi c'è un contratto per te. Ah,
che a me andrà bene. Andrà bene, all'inizio sembrerà che andrà male, ma invece no. A Palermo ci hanno detto carici, vai Catoetta e via Giuritto. Ok, auguri. Grazie. Buonanotte. Che belle queste persone che ridono, vedete, ridono, dovete ridere. Allora, signori miei, io devo dire una cosa, devo parlare proprio dei nostri anziani, no? È un periodo dove per adesso ci sono le feste in atto. E io personalmente so che noi non possiamo chiudere, non chiuderemo mai, perché noi siamo aperti anche i giorni di festa, siamo aperti a domenica, siamo aperti a Natale, siamo aperti a Capodanno, perché ci sono troppi anziani soli. Ora questi anziani sono stati dei giovani che si sono occupati dei nipoti, dei figli, sono occupati dei bambini, dei vicini. Poi diventano anziani e per molte persone diventa un ingombro, no? E io mi riferisco proprio a dei figli sdisagnati, che ce n'è tantissimi. Io vedo anziani nelle case di riposo che con tutto rispetto, perché io personalmente penso che quando sarò anziano già mi sento mezzo vecchio, ma comunque questo è un dettaglio. Quando io sono anziano io voglio andare in una casa di riposo perché non voglio pesare né ai miei figli né a nessuno, d'accordo? Massimo rispetto per le strutture. Però ci sono delle giornate dove questi vecchietti hanno bisogno di sentire la famiglia. Ora dico, che vi costa un giorno di festa, un giorno, prendervi il nonno, il papà, la mamma, che tutto l'anno sta dentro queste case di riposo? Sì, trattate bene, voluti bene, però il calore della famiglia manca. Mettete un po' l'egoismo da parte, mettete un po' gli impegni, la frenesia, il lavoro, tutto. Per un giorno dedicatevi a loro, ricordatevi che loro ci sono stati per voi, quando eravate piccolini ripetevate le cose 100 volte e oggi vi arrabbiate che i vostri anziani vi ripetono le cose 1000 volte, vi arrabbiate. Signori miei, siete stati piccoli, avete fatto questa domanda tantissime volte, perché io sono papà e so come funziona e ve lo siete dimenticato. Se il vostro papà o la vostra mamma o la vostra nonna vi ripete le cose tante volte perché l'età purtroppo avanza. E si dice che si diventa vecchi quando si diventa bambini, ed è la verità. Cercate di avere un po' più di pazienza come loro lo hanno avuto con voi e soprattutto abbracciateli questi anziani che oggi ci sono e domani non si sa. È assurdo che poi fate le sceneggiate napoletane, vi vedo piangere ai funerali a dirotto, vi vedo disperare, poi dopo lui in assieme non notare che spartire di proprietà, oro, lenzuola, perché poi è vergognoso. Amateli in vita, perché piangere dopo su lacrime di coccodrillo. Quindi, signori miei, non vi portate nella coscienza il rimorso di non aver dato, perché credetemi, i vostri anziani oggi ci sono e domani no, e sono stati i vostri nonni, i vostri genitori, coloro che vi hanno cresciuto e amato. Poi fate quello che volete, ma ricordatevi, c'è un detto che dici che tu fai a me nonno, io lo faccio a te. Ed è un detto che si ripete in maniera perpetua. Pronto? C'hai il tuo nome? La signora non ha un nome, passiamo alla prossima chiamata. Ma voi dovete chiamare per prendere questo Venezia Nazionale che fra poche ore andiamo a vincere, andiamo a incassare. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao Laura, mi dai la tua data? 24961. Cosa che diamo? Conosco da qualche tempo una persona che mi interessa. Volevo capire come potrebbe andare con questa persona. Ok, mi dai la data di questa persona? Non lo so. Un segno? Ok. L'argine. Uno, due o tre.
Guarda, io non ho carte negative, però tu devi toglierti dalla tua testa le delusioni del passato, perché queste carte mi dicono che il tuo passato non ti permette di vivere il presente, in quanto la tua paura e la paura di soffrire è molto più forte del desiderio di amare. Queste carte mi dicono che è un uomo particolare, molto silenzioso, molto chiuso, non è un espansivo. È una storia che ancora deve maturare, ma in realtà maturerà e andrà avanti. Hai però molti dubbi, tu figlia mia. Tu hai molti dubbi e molta paura. Allora, ti faccio vedere le varie carte. Abbassa il televisore intanto. Perfetto, brava. Allora, vedi questa prima carta? Questa carta indica come se tu ti senti ingannata e nello stesso tempo paura di rivivere qualcosa che hai già vissuto, quindi una paura legata al passato. Quest'altra carta mi dicono come se tu stessi chiedendo la grazia, un messaggio, una risposta. Sei battagliera, ma osservi da lontano, quindi è come se tu stessi osservando i movimenti di questa persona. Hai la riuscita, il mondo indica il coronamento d'opera, la realizzazione. Però in qualche modo queste carte mi fanno capire come se nello stesso tempo tu non ti fidi per niente di questa persona. Posso Sì, perché non lo capisco, infatti non è farti una che domanda? Questa capisco. persona ha avuto una convivenza o è sposata? Perché non è libera. Questa persona è particolare di carattere, però ci tiene a te. C'è un cammino lungo e doloroso prima di trovare la stabilità, ma è una storia che se tu hai la pazienza e la voglia di andare avanti, ti può portare dei frutti positivi. Ma devi svuotare la tua mente, perché tu hai una mente che ancora oggi soffre, hai delle ferite aperte. Quindi secondo lui ha dei sentimenti verso di me. I sentimenti ci sono, solo che è uno che va, come le lumache, molto lento. Cioè non fa grossi passi. Sì, Quindi da parte sua vedrai la prima di la fine, cioè non avrà una continuità. no, la continuità c'è se tu avrai pazienza, perché purtroppo non è una persona che si butta a No, con la capofitto. persona che ha accanto. Sì, assolutamente, che queste sono carte che mi danno poi la stabilità con te, quindi per forza. Quindi con l'altra persona, quindi Non finisce. possiamo concentrarci sull'altra persona, perché abbiamo fatto le carte per te e lui. Ho capito, Queste carte mi comunque danno la rimane molto continuità fra aperto. te e lui. Va bene? Ok, ti Auguri, ringrazio. buonanotte, ciao ciao. Purtroppo le carte vengono fatte in maniera deviata, perché in diretta, signori miei, voi non riuscite a comprendere, ma sono consulti flash, perché da quattro carte che usciamo in diretta non possiamo fare una storia, perché si potrebbe fare, ma ci vuole troppo tempo. Dedicare una diretta per due persone soltanto non è possibile. I consulti in diretta sono degli assaggini, no? Non per dimostrare quello che noi siamo, perché io sono in onda da 16 anni, non devo dimostrare niente a nessuno, perché il mio pubblico, la mia fetta di pubblico fisso ce l'ho, la gente che mi chiama mi continua a chiamare, perché io dico sempre, un cavaddu si vira a telo longo. Io so, ho 16 anni che vengo a video e in 16 anni ho sempre risposto a tutti. Come io dico sempre, soprattutto nell'esoterismo, tutto ha bisogno del suo tempo. Non è vero che in una luna potete realizzare tutto quello che vuoi, non è vero, minchiate, ve lo dico perché lo posso dire a quest'ora. Ci vuole il tempo, il frutto deve maturare. Dovete sapere che quando si fanno, soprattutto nelle situazioni esoteriche, ci vuole il momento giusto, il giorno giusto, l'ora giusta. Non è che tutti i giorni si può fare, quindi dovete avere pazienza. Se non avete pazienza, ragazzi, fatevi ricoverare, d'accordo? Pronto? Ciao Cristian, Ciao, sono chi sei? Caterina. Caterina, mi dai la tua data? 3970. Caterina, cosa chiediamo alle carte? Per il lavoro. Tu al momento sei ferma o vuoi sapere qualcosa di più? Ferma. Ok. Uno, due o tre?
Allora, non mi chiedere quando, non mi chiedere dove, ma tu hai risposta di lavoro positiva. Quindi io ti dico che a 360 gradi queste carte sono positive. Tu ti senti in questo momento mortificata, umiliata, non hai più fiducia nella vita, sei una persona stanca, ti senti ammalata dentro di te, a livello psicologico è come se non avessi voglia di fare nulla, però hai la risposta positiva. Guarda queste carte. Hai tre carte che sono, mi hanno dato la risposta di tutta la lettura, risposta in arrivo, realizzazione di desiderio e buona notizia, proprio inerente alla situazione lavorativa. Quindi Caterina, queste sono carte che mi danno un sì a carattere cubitale, ma ripeto, non chiedermi quando e non chiedermi dove, ma c'è la riuscita a 360 gradi, va E bene? perché non ti posso chiedere quante Perché scusa? queste sono carte confuse che mi vengono fuori, sono molto confuse, però mi danno la Ho capito, sono confusa io. Può essere pure, però mi danno una risposta netta che non sia a carattere cubitale, quindi il lavoro c'è. Non chiedermi Ma quando, non chiedermi. almeno vedi un contratto. Mi fanno capire il lavoro c'è stabile, quindi già hanno detto tutto, assolutamente. Sono carte molto positive, molto di più di quanto puoi pensare. Che tipo di lavoro si vede? No, Neanche. no, no. Mi dicono queste carte, c'è una risposta a 360 gradi, ma non chiedermi dove e non chiedermi quando, perché sono carte queste che hanno molta confusione. Questo può essere il tuo stato d'animo, il tuo stare male, perché tu dentro di te hai una lotta, un vulcano. Tu è come se fosse Sì, un vulcano infatti mi che sta sento così. scoppiando. Come se sta scoppiando, stai tranquilla che tutto andrà bene, il lavoro per te ci sarà. Riprenditi Va bene, psicologicamente. grazie. Auguri, Va buonanotte. bene, grazie, E allora, ciao. pronto? Ciao, il tuo nome? Pronto? Ciao, chi sei? Pronto? Maria, da dove chiami? Mi dai la data, Maria? Cosa chiediamo, Maria? Ma ti vedremo come si è combinata. Allora, vediamo la mia amica Maria come è combinata. Tu giochi il lotto, Mariuccia? Uno, due o tre? Cioè, tu sei una persona troppo forte, cioè sei una persona allegra, spiritosa, ridi anche quando ti girano, va. Però dentro di te nessuno capisce quando tu stai male, perché tu camuffi. Ed è sbagliato, è come se tu per forza devi essere forte, devi essere vincente. Invece no, sei un essere umano. Senti, cambia ricevitoria assolutamente, non perché la ricevitoria non vada bene, ma perché c'è qualcuno forse che ti ha gli occhi puntati, o si occhi to numeri, o perché molto spesso è come se tu mi vai a perdere. Perché cambi i numeri? Magari giochi 6 volte, un escino, li levi e lo vedi uscire, e anche perché hai occhi puntati. Cambia ricevitoria, tu mi vinci con un 9. Se hai qualcosa col numeretto 9, giocamelo sulla ruota di Milano e Roma. Attenzione! E non so se tu giochi al bingo, ma qualche capatina al bingo vattela a fare. No, mai, mai, mai. Provati una partita o bingo, perché tu hai fortuna da vendere. Da adesso a 5 colpi hai fortuna da vendere. Quindi a livello di gioco ti vedo Vedi vincente. nient'altro? Vedo le carte dove tu vorresti riemergere, vorresti ritornare alla vita. Sei spenta per qualcosa che devi superare nell'imminente. Hai però carte di vincita. Vincita, intendo dire vincita, in toto. Aspetto veramente qualcosa di importante in breve, E c'è arriverà e non parlo di soldi. vincita. C'è vincita in toto. Vuol dire che tu in questo periodo sei in una fase di vincita, di realizzazione. Soprattutto nel gioco, per te c'è una vincita a livello economica, soprattutto nel gioco. Ma tu sei in un periodo dove c'hai Aspetto realizzazione. qualcosa di personale veramente. Tesoro, ci siamo concentrati sul gioco e io ti dico che c'è vincita. Oltre al gioco c'è una realizzazione, una vincita, un qualcosa che parla di vittoria in assoluto.
Per quanto riguarda il gioco, c'è entrata di denaro tramite il gioco. Va bene? Ho qualcosa col 17, che faccio? No, il 9 è il tuo numeretto che vedo io, non vedo il 17. Io vedo qualcosa con il 9, se hai qualcosa con il 9 mettimelo in gioco e c'è vincita con questo 9 nell'arco dei 4 colpi, Mariuccia, va bene? Questa è la mia data. No, non è la tua data, cerca bene e vedrai che troverai qualcosa dove c'è il numeretto 9. Vedrai che ho ragione io. Buonanotte, ciao. Grazie, grazie a te. Allora, a Laura, ultima. Signori, non vi devo scappare questo ambo, pronto? Ciao Cristian. Ciao, chi sei? Angela. Ciao Angela, da dove? Da Palermo. Mi dai la tua data? Allora, 6/12/62. Cosa chiediamo alle carte? Sull'amore, dai. C'è un lui? Sì. Dammi data di lui. No, no, non la posso dire. Regia, allora dobbiamo chiudere la chiamata perché il tempo è poco e quindi dobbiamo fare altro. Passiamo avanti, prego. Allora, se avete domande importanti le fate, se no nulla. Questa è casa mia, a casa mia dovete darmi le date di nascita. Siccome la signora non aveva ancora domanda da fare, che amore per passare il suo tempo, invece di fare passare il tempo a voi, lo dedico ai miei amici. Questo è il lambo che dovete in assoluto giocare, dovete per forza vincere. Questo è il lambo che a 360 gradi vi porta la vincita, che è quello dietro le spalle, quindi richiedetelo in massa. Abbiamo una chiamata, regia? Pronto? Allora, non sono pronti, sono pronti, non sono pronti. Perfetto, allora, non chiamate più, non passate più chiamate, e qua squillano, squillano. Allora, signori, per la prossima volta, quando chiamate a casa mia, dovete chiamare perché avete un problema, c'è qualcosa che vi affligge, una situazione che vi tormenta. Non potete fare la telefonata e allora cercate di farla in diretta televisiva, quella domanda che tanto vi affligge. Se invece volete fare una chiamata così a passatempo, tanto per fare due chiacchiere, esiste il privato, dove voi pagate e ne vi dedichiamo un minuto, due minuti, un quarto d'ora, un'ora, mezz'ora, che volete voi. Quando chiamate in diretta è un po' di tempo che ormai dico che se avete una domanda importante me la fate, se non avete una domanda importante cambiate canale. Perché non sono il passatempo di nessuno, né io, né tantomeno i miei colleghi, non vediamo in diretta per farvi passare il tempo. Io l'ultima telefonata in maniera particolare ho chiesto un argomento e la signora ha riflettuto tanto. Vabbè, facciamo l'amore. Poi chiedo la data, non mi vuoi dare la data. Siccome quando chiamate in diretta questo spazio lo pago io, vuol dire che questa è casa mia in questo momento. Quando io ho uno spazio pagato, perché questa è casa mia, a casa mia le regole le ho detto io, non voi. Cioè voi, no, voi entrate a casa mia con educazione come io lo faccio con voi, entrate a casa mia salutando, entrate a casa mia chiedendomi cortesemente una mano di aiuto e io con molta cortesia ve la do. A casa mia mi dovete dare le vostre date di nascita, a casa mia dovete chiamare con il numero visibile, perché se mi chiamate con l'anonimo non vi rispondo assolutamente, perché con le chiamate gratuite, chiamate al cellulare, voi non avete il diritto di oscurare il numero, perché io non vi rispondo. Se chiamate codici privato a pagamento, potete chiamare con l'anonimo, potete non dare la data, potete non dare il nome, potete dare l'iniziale, quello che volete. Quando voi pagate un servizio, avete un diritto. Se quel servizio non lo pagate, non avete un diritto. Quindi per la prossima settimana, chi entra in diretta, mi deve dare il nome, la data di nascita e una domanda importante. La prima persona che mi dirà, fai tu, non so che chiederti, o sta là a chiamare tanto per passare il tempo, vi chiudo la chiamata e mi inizia la malattia. Perché ripeto, io rispetto voi, voi dovete rispettare il mio lavoro. Non vengo qua a giocare neanche a passarmi il tempo, va bene? Vi ricordo l'Azzurra Turismo Promozionale, dove potete venire a fare il consulto di presenza direttamente con me, con soli 19 euro avrete una bellissima giornata. Vi ricordo che sarà dal mercoledì alla domenica tutti i giorni, dal 19 di aprile al 7 di maggio, Azzurra Turismo Promozionale.
Vi ricordo l'otto semplice e vi ricordo anche questo bellissimo ambo, che è l'ambo della rivincita. Che dire, grazie per avermi seguito, grazie per avermi ascoltato, spero sia stato un'ora di vostro gradimento. Come dico ormai da 16 anni, un bacio a tutti coloro che mi amano e un abbraccio dal profondo del mio cuore a tutti coloro che mi detestano. Che Dio vi benedica e che la debendata vi baci. Chiamate.